59 indagati, 46 con ordinanza di custodia cautelare e 13 agli arresti domiciliari. È questo il risultato del maxi blitz a livello nazionale condotto dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova, scattato nella notte tra domenica e lunedì. Diverse le province coinvolte insieme a Brescia, Napoli, Salerno, Varese, Venezia, Roma, Frosinone, Latina, Milano, Lodi, Novara, Avellino e Pordenone. Ad essere contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di truffe, falsificazione assegni, riciclaggio. 70 ad ora le truffe accertate, con un sequestro di beni a società attualmente in corso per un valore di circa 3 milioni di euro. I carabinieri hanno smantellato tre sodalizi criminali specializzati nella commissione di truffe operanti su gran parte del territorio italiano. Tra i principali reati ci sono titoli di credito falsi e possesso di documenti di identità fasulli, sostituzione di persona, intercettazione e impedimento illecito delle comunicazioni telefoniche, irregolarità nella ricezione e stoccaggio finalizzati alla sottrazione dell'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, riciclaggio e autoriciclaggio. A restare sospetti la compravendita di un'auto di grossa cilindrata da parte di una delle tre associazioni a delinquere. Dalle indagini degli inquirenti è emerso che alcuni degli indagati, fingendosi acquirenti, si facevano inviare via WhatsApp dal venditore le immagini del libretto di circolazione della vettura che poi duplicavano. Utilizzando le foto della vettura pubblicavano anche loro un annuncio di vendita sul web e una volta individuato l'acquirente lo costringevano ad inviare una foto dell'assegno circolare a loro intestato, riportante la cifra d'acconto concordata. Per mettere a segno il colpo poi, replicavano l'assegno presentandolo per la riscossione. Il sodalizio di truffatori operava nell'ambito delle compravendite online di autovetture di pregio con quattro batterie operative sul territorio lombardo e del Friuli Venezia Giulia.